Come funziona la comunità europea? Quali le dinamiche e le tutele per i cittadini? Ad Andria i rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno presentato il bando sull'Europa per far conoscere dal vivo ai ragazzi il lavoro svolto dalle istituzioni comunitarie. Nel corso di una conferenza stampa l'europarlamentare Mario Furore ha spiegato che l'avviso sarà rivolto a tutte le scuole superiori di Andria per individuare una delegazione di studenti che partirà per Bruxelles. È un progetto che ho già avviato in altri territori ed è riuscito anche molto bene. I ragazzi che vengono a conoscere le istituzioni europee sono entusiasti quando vengono a toccare con mano quello che è il nostro lavoro, sia in Parlamento europeo che anche della Commissione europea. Quanto i giovani conoscono effettivamente le istituzioni? Devo dire che negli istituti ho notato un grande lavoro da parte dei professori e dei presidi nel avviare dei percorsi di cittadinanza e di educazione civica, quindi molto. L'importante poi è portarli con mano a vedere come lavoriamo. Questo credo sia l'importante, soprattutto inculcare nelle nuove generazioni lo spirito di europeismo. Un'Europa che diventa ancora più centrale in questo momento tra pandemia e venti di guerra sul fronte ucraino-russo. Ad essere premiati con un viaggio studio saranno gli studenti più meritevoli. I ragazzi che saranno ritenuti più meritevoli in base a quelli che saranno i risultati scolastici ovviamente avranno la possibilità di visitare l'Europa e di vedere come funziona il Parlamento europeo. Un'occasione utile sia per i ragazzi ma anche per le famiglie e chi rimane a casa, perché poi speriamo che questa esperienza possa essere replicata nuovamente e possa essere condivisa con chi per ovvi motivi non potrà essere con loro in questo viaggio studio. In un momento in cui la guerra tra Russia e Ucraina incombe, il concetto di Europa diventa importante. Europa che stenta ancora oggi ad essere intesa come unico Stato, ha detto il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Andria, Michele Coratella. In questo momento in particolare è davvero importante che i giovani si avvicinino ancora di più a quello che è l'Europa e al concetto di Europa, quindi di un unico popolo, un unico Stato direi, anche se non è così, tanti Stati, però questo è importantissimo. Dicevo, in un momento come questo, in cui la guerra ci ha fatto in Ucraina, ci ha fatto ancora di più comprendere quanto sia importante essere uniti e compatti. Diciamo che è un'occasione unica per far vedere da vicino e dal vivo ai ragazzi, ai giovani delle scuole, quella che è la realtà di Bruxelles, dove potranno visitare i luoghi in cui le direttive vengono poi emanate e hanno effetti reali sulla vita di tutti quanti noi.